Buongiorno, anzi buonasera a tutti. Come vi avevo promesso nell'ultimo video che ho fatto mentre camminavo per la City di Londra, in questi giorni di permanenza in Regno Unito, volevo intervistare un po' di persone, un po' di contatti che mi sono creato negli anni qua in terra britannica e che si occupano di temi, diciamo, interessanti e rilevanti un po' per il pubblico di questa mia pagina, dei miei canali social. Poi questo video verrà anche estratto e messo su YouTube. Adesso siamo in diretta. Solo sulla pagina Facebook, ma appunto dopo lo copierò e lo metterò anche sul canale YouTube per quelli che Facebook non lo amano molto. E come promesso, primo ospite di queste mie 3 settimane britanniche è Chiara Ceci, che è qua di fianco a me. Siamo sostanzialmente a casa tua, nella sua casa alle porte di Cambridge. Quindi oggi mi sono preso un treno e sono uscito dalla grande city per fare una giterella a trovare una vecchia amica di dottorato, vecchia collega di dottorato, perché noi abbiamo fatto il dottorato insieme in Bicocca. Lei vive qua da 8 anni, 9 10 anni, anni. 10 anni ormai. È già tipo la terza volta, quarta che ti Mi vengo a viene a trovare trovare. direttamente qua Non me ne libero in più. Dumbarton. Esatto, ogni volta che vengo qui non può mancare la visita alla Chiara Ceci. Siamo anche reduci da un'esperienza molto british che io non avevo messo in conto, che è l'afternoon tea, che voi vi immaginerete un tè con qualche biscottino. In realtà è stata insomma, un'esperienza impattante dal punto di vista Calorico. calorico e della digestione, che è ancora in corso. Qua sono le ore 18:30, ovviamente un'ora indietro rispetto all'Italia, e in teoria sarebbe ora di cena per gli inglesi, ma insomma, Aspettiamo un attimo dobbiamo perché aspettare un l'afternoon attimo, anche tea. perché la dottoressa Ceci mi ha promesso una cena tipicamente italiana, un risotto. Insomma, lei è della Brianza, quindi lombarda come me. Come vi dicevo, abbiamo fatto, vi spiego l'antefatto, ci siamo conosciuti in occasione del nostro dottorato di ricerca, che era un dottorato un po' strano, un po' atipico, perché non esisteva una cosa all'epoca. Insomma, normalmente i dottorati sono molto di, Multidisciplinare, sì. esatto, normalmente sono disciplinari. Io venivo dal mondo giuridico, quindi in cui, insomma, studi l'unghia del dito indice, del dito Super. mignolo per 10 anni della tua vita. E invece mi sono trovato in un dottorato che si chiamava Società dell'Informazione. In realtà era un nome ancora più lungo, però insomma era un dottorato che cercava di studiare il mondo del digitale, della rivoluzione appunto, digitale, La conoscenza. della società della conoscenza, società dell'informazione, da un punto di vista multidisciplinare. Quindi mi sono trovato io giurista in mezzo a scienziati, pedagogisti ad esempio, Naturalisti. naturalisti, lei è laureata in scienze naturali, psicologi, sociologi e Cena via di ogni. dicendo, no? Che è stata un'esperienza in effetti molto formante, diciamo molto onestamente, più per le interazioni che si sono create che per la formazione che il dottorato in sé ci aveva Poi dato. abbiamo fatto tutti lavori molto diversi fra Esatto, e di poi noi. da lì siamo partiti per varie strade. In realtà io ero già avvocato quando ho fatto questo dottorato, quindi per me la strada era già un po' segnata. Però ecco, la vocazione di divulgatore mi è venuta un po' in quegli anni di dottorato, che sono, lo diciamo, dal fine 2008 a inizio 2012. Io e 2012 lei ci siamo proprio, abbiamo discusso la tesi di dottorato, era il insieme. 30 di gennaio, Sì, se era ricordo, gennaio. 29 o 30 di gennaio, gli ultimi giorni di gennaio del 2012. E poi lei ha preso, vedete, insomma, quelli bravi del dottorato prendevano la strada per l'estero, ed è subito, l'anno dopo, no? Sei No, venuta qua. Ah, ero già già, ero quando abbiamo discusso la tesi eri già, appena arrivata a Cambridge, avevi già però stavo a cambiato. Londra prima. Intanto allora ringrazio le persone che sono connesse e chiedo aiuto, come al solito. Basta che schiacciate sul tastino condividi, che non è così difficile da fare, e diffondete questa diretta sulle vostre pagine in modo tale che magari ampliamo un po' il pubblico. Capisco che in Italia sia ancora agosto, L'ora siete dell'aperitivo, in aperitivo in spiaggia, insomma, sentir parlare di divulgazione scientifica non è proprio la cosa che un italiano medio oggi si aspetta, però ringrazio cambieremo quelli idea. che, esatto, ringrazio quelli che ci hanno dato fiducia e che soprattutto ci daranno una mano a diffondere. E sono sicuro che alla fine di questa diretta cambierete idea e direte: ah, che bello, grazie a Riprendi che ci hai fatto conoscere questo nuovo personaggio. Quindi, Chiara, autrice, innanzitutto, anzi, facciamolo vedere nella vecchia edizione. Il primo libro di Chiara, risalente al 2013, mi hai detto. Sì, è uscito lì. È uscito nel 2013, Sironi Editore, era la biografia di Emma Darwin, Emma Wedgwood Guaggio, Darwin. Darwin,
moglie del diciamo Darwin è il cognome acquisito in quanto moglie di Charles Darwin e che ha avuto un ruolo fondamentale nella vita dello scienziato, come spesso succede, nel senso che dietro grandi uomini ci sono grandi donne, dietro grandi donne ci sono grandi uomini, per fortuna. E il sottotitolo lo facciamo vedere. Ecco, purtroppo loro vedono al contrario, questo lo leggo io. Comunque, ritratto di una vita, evoluzione di un'epoca. E ci poi, vuole lo specchio. Sì, ci vuole l'effetto, c'è l'effetto specchio. Arrivato ad una seconda edizione. Perché sì, è una ristampa. Una ristampa con grafica diversa e impaginazione un po' più compatta. Quindi probabilmente adesso chi lo ordina... Holy Book oppure gli arriva questa versione, anche lì stesso titolo, e questo risale al 2016. Ma poi, più recentemente, sei stata, diciamo, tra i curatori, potremmo dire, e autori della prefazione, insieme al professor Marco Ferragutti, con cui tu ti eri laureata. Sì, no? Era un mio professore. Erano dei tuoi professori. Per Zanichelli, invece, una edizione del libro, insomma, uno dei libri capostipite e colonna portante della scienza moderna, L'origine delle specie, proprio di Charles Darwin, in una versione che, come ci spiegherà, in realtà non è una edizione, ma è proprio, come vedete, la stampa originale del 1849. Ho letto bene? No, questa è quella originale inglese, esatto. È del 59, 1859. Poi in italiano invece è uscita qualche anno dopo. Ed è la ristampa anastatica. Che vuol dire, spiegato ai profani, sostanzialmente... Fotocopie. È una, esatto. Come è se una, fosse... Esatto, voi vedete, cioè, i tipi sono quelli della metà del 1800. E anche l'italiano. Anche l'italiano, esatto. Che è interessante, quindi, di per sé. Quindi un italiano più forbito, più raffinato. Sì, poi ci sono cose tipo... Alcune parole non c'erano. Per esempio, il sottotitolo... sarebbe la selezione naturale, ma la parola selezione. Non esisteva, e quindi è certo. Elezione in questa ristampa. Lo facciamo vedere anche lì, purtroppo lo vedete al contrario, però questo era il frontespizio dell'originale, Zanichelli 1864, 5 anni dopo Carlo Roberto Darwin, si usava italianizzare i nomi, non i cognomi, sull'origine delle specie per elezione naturale, ovvero conservazione delle razze perfezionate nella lotta per l'esistenza. Prima traduzione italiana. E quindi Zanichelli ha voluto ripubblicare quest'opera appunto fondamentale per la scienza moderna in questa versione interessantissima e ha affidato a Chiara la curatela. Hai scritto la prefazione che si intitola Gli esperimenti botanici, cioè quindi sono due prefazioni. Quella di Chiara è intitolata Gli esperimenti botanici di Darwin alla ricerca dell'origine delle specie nel giardino di Down House. Ci racconta, cioè, cosa ci dice? Che giardino era questo giardino di Down House? Allora, Down House è la casa dove Darwin si trasferisce con la moglie e i primi due figli pochi anni dopo il matrimonio, fuori Londra, perché inizialmente dopo il matrimonio vanno a vivere a Londra, però lui voleva vivere in campagna, quindi trovano questa casa. Ed è qui che poi per 40 anni lavora e studia, ed è qui che di fatto scrive L'origine delle specie e tantissime altre cose. E questa casa, che è ancora visitabile, tra l'altro è mezz'oretta fuori da Londra, non è, anche con i mezzi pubblici ci si arriva, oggi è un museo, ma la parte esterna delle serre, dei giardini, è dove Darwin faceva i suoi esperimenti e le sue osservazioni. Quando ci è stata affidata appunto la prefazione per questo volume, col professor Ferragutti abbiamo iniziato a discutere un po' di cosa avremmo scritto, e lui si sarebbe occupato della parte... più storica, fare ricerche sulla prima edizione italiana, mentre io mi occupavo della parte appunto degli esperimenti, anche perché sono qui, potevo andare, poi io conosco, ci vado spesso. Però in questa scrittura di due prefazioni in realtà abbiamo lavorato insieme, e una delle prime domande che ci siamo fatte, un po' più per la sua prefazione ma poi anche per la mia, è: ma Darwin una copia di questa prima edizione italiana ce l'aveva? Cioè, qualcuno, una volta che è uscita in Italia, gliel'ha mandata? Interessante. Allora ho detto, se c'è,
È lì o è a Cambridge, perché qui a Cambridge all'università c'è la collezione Darwin, quindi le sue lettere, documenti, diari. Ma soprattutto se... Poi ci sono tanti oggetti della sua gioventù, il martello da Ok, il geologo, martello da... la Perché bussola, ci sono... sapevo che voleva arrivarci a Dio del... Questo è al Museo di Ah, ok, Geologia, scusa. perché ovviamente Darwin ha studiato qua a Cambridge da ragazzo. Però appunto io quindi mi sono messa in contatto e ho chiesto, ma avete questa copia? Perché dalle liste c'era una copia di questo libro, però io volevo vederlo se magari c'era scritto da qualche parte, insomma magari l'editore Zanichelli stesso o il traduttore, perché il traduttore, uno dei due traduttori, Canestrini, era un corrispondente di Darwin, quindi volevo vedere se c'era scritto qualcosa. Insomma, sto libro non si trovava, siamo andata a Downhouse, non si trovava. Niente, allora abbiamo scritto le nostre due prefazioni, fino a che tipo erano pronti per andare in stampa o quasi, mi scrive la curatrice di Downhouse, mi dice l'ho trovato. L'ho trovato, ho detto va bene, fermiamo la stampa, sono andata giù tipo qualche giorno dopo e il motivo per cui non l'avevamo trovato è perché il libro è un'edizione del 1864. E lei ha detto hanno sbagliato a classificarlo, qui c'è scritto 1865. Ho detto ma come hanno fatto a sbagliare? In realtà da qui si è aperta una serie di domande, molte delle quali ancora non abbiamo risposte, però dal punto di vista anche diciamo, di editoria, della proprietà intellettuali, peraltro, è Ma molto infatti, perché, interessante. ma tra l'altro, scusa, no, in queste due immagini, infatti ci sono due date: c'è un 1864 qua e qua in realtà Modena-Torino Sì, 1865. Che poi è praticamente. strano perché Modena, in realtà, la sede di Zanichelli è Zanichelli, storica, è stata Modena. certo. E Torino invece adesso ti racconto per solo questi altri Esatto, Torino c'è, stampatori. scusa, Fratelli Bocca. Bocca Librai. Librai. Praticamente Ok. quello che è successo, allora, nel Canestrini, che appunto era professore a Modena, in qualche modo riuscì a interessare Zanichelli, che all'epoca aveva appena iniziato come editore, quindi era tradurre un'opera. Era una cosa non era costosa tradurla e poi ovviamente stamparla. E quando Canestrini e Salimbene, l'altro traduttore, si misero a tradurre, poi Zanichelli in realtà nel 64 l'opera uscì in due tomi, uscì la prima metà e poi sarebbe uscita la seconda metà. Quindi quando tu ricevevi o compravi la prima parte, sulla pagina dietro, sulla quarta, c'era scritto: questa è solo la prima parte, se volete anche la seconda, sarà costa tot a foglio, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa prima parte. Poi a un certo punto devono aver stampato la seconda. Quindi nelle biblioteche, perché a quel punto io e il professor Ferraguti abbiamo scritto tutte le biblioteche delle università, tutti quelli che dal catalogo nazionale sapevamo avere una copia, oppure i privati che conoscevamo, e abbiamo detto che tipo di copia hai, perché a questo punto hai solo la prima metà, le hai tutte e due, o che cosa? Questa cosa, scusa, interesserà molto perché il mio pubblico di questa pagina è fatto da, in buona parte da bibliotecari, archivisti, quindi... Senza i quali non avremmo potuto fare Esatto, quindi nessuno di bisogna questo lavoro. ringraziarle. Veramente una. Tra l'altro, delle informazioni preziosissime ho avuto dai colleghi. E a questo punto abbiamo scoperto che esistevano diverse tipologie di prima edizione italiana. Allora, esisteva solo una copia che abbiamo potuto vedere noi, una copia della prima metà, del primo tomo, diciamo di questa metà, e sta all'Università di Firenze, la biblioteca, Nazionale, no, la centrale. biblioteca d'università, del Ah, Museo di ok, scusami, Zoologia, già. quindi non la biblioteca nazionale. Poi esiste un'altra copia che abbiamo trovato delle due metà, e sappiamo che sono le due metà perché la quarta di copertina ancora rimane, quella della prima metà, e questa è la copia di Zanichelli, quindi cassaforte dell'editore. Certo. E poi esistevano altri due tipi, i due tomi messi insieme, che però non sappiamo se sono l'unione del primo e secondo o sono la stampa intera del Ok, quindi libro. un altro prodotto editoriale, Sì, potremmo dire di a sé cui però, stante. siccome sai, spesso quell'epoca tu magari compravi questi libri, non hanno una copertina. Non aveva una copertina rilegata dura e tu magari te la facevi rilegare dal tuo rilegatore di fiducia del colore di cui magari volevi metterlo cioè Sì. l'interno è uguale, l'esterno no. Quindi è difficile dire. Ma poi esiste il quarto tipo, che è quello che ha Darwin, ovvero
il libro intero, ma davanti c'è un'altra prima di copertina che dice Fratelli Bocca insieme a Zanichelli e c'ha questa data del 65. Non sappiamo bene cosa è successo perché l'archivio Zanichelli purtroppo a causa di bombardamenti durante la guerra non ci sono lettere né con l'editore di Darwin né con Darwin, eccetera. Dai Bocca non siamo riusciti a scoprire nulla. Non sappiamo cosa è successo, ma a un certo punto noi crediamo, siccome sappiamo da altre lettere con altri naturalisti di Canestrini, ammise che questo fu pubblicare questo libro per Zanichelli fu una cosa molto costosa, no? Non era, fu una spesa molto grande per lui. Quindi a un certo punto noi crediamo si sia affidato in partnership, diciamo, a questi stampatori per stampare e distribuire il libro. Quindi esiste questa copia 65, che è quella che ha Darwin, però tutti parliamo di questa edizione del 64, quindi c'è una storia un po' misteriosa. Mi ricordo quando avevi fatto una presentazione che io avevo seguito su YouTube, cos'era questa primavera, se Sì. ricordo bene, era emersa una storia un po' intricata dal punto di vista dei diritti d'autore, o ricordo male? Che c'era stata. Allora. Cioè, delle. Sì, la cosa interessante è che quando Canestrini chiese a Darwin, posso tradurre, perché loro si corrispondevano per questioni scientifiche, voglio tradurre il libro in italiano, lo scienziato scrisse a Darwin, non scrisse all'editore, scrisse a Darwin. E Darwin dice, certo, ovviamente, fa rispondere alla moglie, che Emma Darwin appunto tra l'altro parlava italiano e comunque spesso lo aiutava a gestire anche la corrispondenza, non tanto quanto i figli più avanti, però spesso succedeva. Quindi esiste questa lettera di Emma Darwin all'editore di Darwin che dice, caro Murray, che è appunto John Murray, l'editore di Darwin, abbiamo avuto notizia da professor Canestrini in Italia, spero che non ti dispiaccia, gli abbiamo detto che può tradurre, può stampare. Cioè loro hanno detto, ma certo che puoi stampare il libro, non hanno chiesto all'editore, mentre adesso non Faccio puoi. la nota da giurista, no? Perché la prassi comune vorrebbe che l'autore trasferisce i diritti all'editore e per tutta la durata del contratto di edizione poi è l'editore che ha i diritti, per cui è l'editore che decide vita e morte di un'opera, che Certo, decide come deve essere pubblicata tradotta e anche. che dà le autorizzazioni per farne le cosiddette opere derivate, le rielaborazioni, che sono anche le traduzioni in altra lingua. E quindi prassi corretta vorrebbe che si passi prima dall'editore ed eventualmente poi avere un benestare dell'autore per i cosiddetti diritti morali, che poi nel mercato inglese non esistono nemmeno. E invece spesso succede nel mondo scientifico l'inverso, cioè gli autori anche di articoli scientifici, succede anche adesso perché lo vedo, me lo raccontano i bibliotecari spesso, mi raccontano che magari professoroni, esperti della loro materia, ma che non hanno ben chiaro come funziona il mondo delle licenze, Traducono. no, Danno. autorizzano Ah, usi delle ok. loro opere Che non hanno pubblicato loro. senza tener presente che hanno firmato dei contratti di esclusiva, a volte anche molto stringenti, con le case editrici di oggi, per cui anche se sei l'autore non puoi dire, ma sì, Autorizzare, certo. oppure ad esempio carico il mio paper. Online. Su un archivio open Free. access e ci metto una licenza Creative Commons. È bellissima come scelta dal punto di vista Però non puoi a etico, perché volte. figurati, a me lo viene a dire, no? Cioè, dovrebbe essere sempre così la comunicazione scientifica. Ma se tu hai firmato un contratto di edizione di esclusiva e cedi per 20 anni i diritti a A una una casa rivista. editrice, Non puoi. dubito che la casa editrice gradisca che tu, autore, Lo metti gratis mandi in online. giro copie della stessa opera che l'editore che l'editore sta pubblicando, investendoci dei soldi e spendendoci dei soldi per la promozione, per la pubblicazione, l'impaginazione, la curatela e via dicendo. Quindi questo è un esempio di, come dire, ingenuità, potremmo Sì. dire, da parte degli autori scientifici in materia di Tra l'altro diritto. non sappiamo come si sono accordati, cioè perché appunto non ci sono corrispondenze, non sappiamo quanti soldi, se eccetera, siano gli attorizzati e basta, si traduce e E basta. qui c'è scritto, sul frontespizio c'è scritto l'ultima frase che non, vabbè, purtroppo non si legge bene, però è prima traduzione italiana col consenso dell'autore. Sì, con tra l'altro. Che vuol dire che il consenso ha dato Sì, l'autore, l'editore non si l'editore non sa. si sa, No, esatto. ovvio che poi l'opera di Darwin è stata tradotta
probabilmente tutte le lingue, maggiori lingue, diciamo, al mondo. Cioè, sì, è chiaro che allora è un problema che ora prima non si pone certo. Più, perché l'opera adesso è pubblico dominio. Certo. La potete tradurre, adesso non facciamo venire l'ossessione. Cioè, potete latino, tradurla in tutte le lingue che volete, potete riprodurla, potete farne anche una versione teatrale, ipotizzando. Un fumetto o un cartone animato senza dover chiedere permesso a nessuno, perché appunto l'opera è caduta finalmente in pubblico dominio, perché sono passati i famosi 70 anni, o forse all'epoca 50 anni dalla morte dell'autore, quindi direi che non si pone più il problema. No, hai altre storie interessanti da raccontare su questo libro? Se no, parliamo un po' di Emma Darwin, perché alla fine siamo passati subito a parlare di Charles. Che tra l'altro è qua dietro che ci guarda, perché sì, non so se qualcuno ha notato. Sì, non puoi non vederlo, no. Sì, dai, lo teniamo qua in braccio. del libro ovviamente è, come dicevi tu, il caposaldo su cui poi... Scusa, ti distrae. Si stabilisce appunto tutto. È la teoria di Darwin, no? Ed è un libro interessante perché, per quanto è, come vedi, importante, lungo, eccetera, e nonostante tutto, cioè, è un'opera scritta bene, cioè è un libro su cui lui ha lavorato per più di 20 anni, quindi non è un libro tecnico, a parte ovviamente è passato del tempo, quindi non è più aggiornato come la scienza moderna. Quindi all'epoca lui l'aveva scritto con un approccio divulgativo, cioè per rivolgersi non solo alla comunità dei suoi pari scienziati, sì, ma a un pubblico generale. Sì, è scritto e spiegato molto bene. Ovviamente gli scienziati erano un pubblico, però lui voleva raggiungere e coinvolgere gli intellettuali e altre persone. Ed è veramente scritto bene, molto... ripeto, ci ha lavorato per 20 anni, quindi ci sono dei pezzi che sono arricchiti. Poi questa è la sesta, lui ha fatto 6 edizioni del libro. La prima edizione italiana è corrispondente dalla terza inglese. Okay. Dopo ce ne sono state altre 3. Quindi sulla sesta inglese poi esiste una seconda edizione italiana che tradusse Canestrini, ma fu pubblicata solo da UTET. Quindi l'altra storia divertente è che, per quanto Zanichelli fu il primo editore di Darwin, tutti gli altri libri di Darwin, ce ne sono stati diversi altri, Canestrini li ha tradotti tutti, ma li pubblicò con UTET. Tra l'altro, scusami, tu parli sempre di Canestrini, ma qua vedo che c'è un altro traduttore. Salimbene era... la cosa interessante anche qui è che Canestrini l'inglese non lo sapeva tanto bene. Quindi si è fatto, diciamo, aiutare. Sì, inoltre probabilmente, il professor Ferraguti ha fatto un'analisi interessante anche sulla lingua, probabilmente siccome c'era la traduzione francese, si sono un po' basati sulla traduzione francese. Infatti ci sono degli errori. Il professor Ferraguti fa un'analisi molto interessante di questo. Dicevo della questione di UTET, interessante perché Zanichelli, come dicevo all'inizio, era agli inizi della sua carriera di editore. Quello che succede dopo è che a un certo punto ovviamente pubblica altri libri, e uno di questi libri era un po' creazionista, diciamo. Questa cosa, non so, allora io queste sono illazioni mie, non abbiamo prove, però succede che a un certo punto lui pubblica questo libro un po' creazionista e Canestrini rompe un po' con Zanichelli e tutte le altre opere vengono pubblicate con UTET. Okay. Poi c'è da dire che... Per una questione, diciamo, di integrità ideologica. Può essere. Poi c'è da dire che Canestrini insegnava a Modena in questo periodo storico, poi si sposta a Padova, quindi non era più neanche lì fisicamente. Okay. Però ci sono, diciamo che ci sono delle lettere che ancora dobbiamo studiare bene fra Canestrini e altri naturalisti, dove sembra che lui non era proprio contento, diciamo, di questa esperienza con questo editore. Poi abbiamo raccontato di queste versioni con gli stampatori, chissà che casino ci sarà stato dietro lì. Ecco. Quindi comunque è un'opera molto interessante, perché per essere un libro di cui uno dice ma sappiamo tutto, no? Un libro studiatissimo, in realtà noi abbiamo scoperto un sacco di robe che non si sapevano, e quindi è stato, diciamo, Darwin regala sempre sorprese in questo senso, perché ci sono talmente tanti documenti, talmente tante cose, che se uno si mette a guardare prima o poi qualcosa di nuovo o un angolo diverso lo trovi. Domani abbiamo in programma una gita in centro a Cambridge, classica, diciamo, classico turista. tour dei college, visita al King's College, e però purtroppo non riuscirai a farci vedere
il martello, cioè il museo di zoologia, perché, perché essendo domenica, tra l'altro, sì, qua è, pure è un festivo, perché lunedì è festa, lunedì sì, è una cosetta bank holiday, quindi è un weekend un po' particolare e non sì, riusciamo a vedere questa no, cosa. Ma perché... però potremmo mandare delle foto ai nostri, certo, sì, ai sì, nostri sì, ascoltatori, no, ce le ho, perché i musei sono musei dell'università e quindi la domenica spesso sono chiusi, non sempre, però questo domani è chiuso, però quello che faremo è andremo al Christ College, che è il college dove Darwin studiò da ragazzo, dove entrando vedremo il quadrangolo, diciamo, cioè si vede la scala che porta su alla sua stanza, dove adesso ovviamente ci sono i nomi delle persone che lo occupano adesso, però sotto il nome di quello che lo occupa adesso c'è scritto Charles Darwin, ancora l'hanno lasciato. E poi camminando si va nel giardino dove c'è questa panchina con una statua di Darwin da giovane, che a me piace tantissimo perché Darwin lo rappresentiamo sempre così, vecchio con la barba, ed è l'icona che tutti conoscono, mentre a me piace la storia tanto del raccontare anche spesso la storia del Darwin giovane, universitario, poi prima del viaggio a bordo del Beagle e dei primi anni, insomma, del rientro, perché sono è un po' il personaggio con cui, secondo me, poi soprattutto quando si fa divulgazione con i ragazzi, ti puoi un po' relazionare, perché non è che era bravissimo a scuola, lui seguiva le sue passioni, cioè è un personaggio interessante, diciamo, e poi ovviamente diventa quell'icona che è, che tutti giusto per chiudere, magari chi ti ha già sentito nominare, non so se vi ricordate un po' di anni fa, ormai quanti anni la mostra su Darwin a Milano? 2009, sì, perché ci eravamo appena conosciuti. Chiara era curatrice di quella mostra, coordinatrice scientifica di quella mostra, che era alla Besana, molto, molto interessante, non ricordo. Sì, e per chi non è di Milano, prima di Milano eravamo a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, e poi dopo, quindi abbiamo fatto Roma, Palazzo Bari, Esposizioni, sì, poi Milano e poi Bari al Castello. Ah, ok, io convinto che Milano fosse no, prima. No, avevamo fatto inverno a Roma, estate a Milano, okay, e inverno a Bari. Proprio non avevamo azzeccato, perché fare l'estate fare a Bari era un po' meglio. Però era... ed era per... Ovviamente adesso tutti si staranno dicendo, ah, Chiara Ceci è partita dalla Brianza, è andata a finita a Cambridge perché ha seguito le orme di Darwin. Invece no. Cioè, invece no, è stato il caso portarti qua, cioè come dire, quei fil rouge, quei fili nascosti della vita che si incrociano casualmente. Sono finita qua. Però sei finita qua per altri motivi, cioè sì, come sei... Ma allora, la prima volta che ero stata a Cambridge ero proprio, vabbè, a parte più da ragazza, ero venuta per fare ricerche per la mostra di Darwin, passavo un sacco di tempo in archivio. Poi negli anni non ero stata per tanto tempo, e poi l'ultimo anno del dottorato io ero venuta a Londra, stavo a Londra, all'University College di Londra, per appunto finire, fare ricerche. La mia tesi di dottorato non era su Darwin, ma era su alcuni personaggi della generazione dei nonni di Darwin, tra cui i due nonni di Darwin. Quindi stavo a Londra. Finito il dottorato, poi ho trovato lavoro a Cambridge, e quindi sono venuta a lavorare a Cambridge. E l'hai trovato perché l'hai cercato. Sì, però, certo, sì, sì. No, però potevo andare da altre posti. Cioè, hai mandato il curriculum, sì, ho mandato il curriculum a Cambridge. E anche, sì, diciamo, sì, poi loro in realtà lavoravano alla Royal Society of Chemistry, dove hanno una sede anche a Londra, dove spesso andavo durante gli anni che ho lavorato, però la sede, l'ufficio mio proprio era qua a Cambridge, quindi mi sono trovata qua a Cambridge, che è un po' appunto la chiusura di un cerchio, di diciamo, sì. E adesso hai famiglia, hai un bimbo qua, e quindi insomma ormai le radici direi, sì, che sono abbastanza cambridgiane. Cambridgiane, un bambino di 3 anni e mezzo che quando vede una persona con la barba, esatto, non dice Babbo Natale come tutti i bambini dice normali, mamma, ma dice mamma, c'è Darwin, perché poverino è plagiato. Questo è bello, hai detto che è successo con una statua. Sì, eravamo in Italia, tra l'altro a Orvieto, e, l'anno scorso, e c'era questa statua di un santo con la barba, e dice mamma guarda Darwin, tutti mi hanno guardato malissimo, perché non è che c'è San Pietro, no, Darwin. Bene, bello questo opposto, San Pietro contro Darwin, interessante. No, due parole, scusami, non abbiamo quasi detto nulla su Emma Darwin, cioè qual è il ruolo fondamentale di Emma come donna supporto della
ricerca scientifica compiuta da suo marito. Allora, la cosa interessante di Emma, allora, prima di tutto Charles e Emma si conoscevano da sempre perché erano cugini di primo grado, quindi il papà di Emma e la mamma di Charles erano fratello e sorella. Ah, caspita, no? Questa è di primo grado. Di primo grado, sì. Quindi loro... Cosa che sarebbe anche legalmente discutibile da noi. Sì, allora non lo so, adesso questa cosa tra l'altro è interessante perché il figlio di Emma e Charles poi fece degli studi anche di popolazione per andare a vedere i matrimoni fra primi cugini o secondi cugini e poi la mortalità dei figli. E certo, perché c'è questo, certo. Sì. Comunque loro appunto erano cugini, quindi si conoscevano da sempre, immaginate, con i vostri primi cugini, Natale, compleanno, insomma ci si vedevano ed erano... Uno, lui era uno dei Darwin e lei era una degli Wedgwood, perché poi ce n'erano 5-6, eccetera. Non erano fidanzatini dall'inizio, no, era solo uno degli altri. Quindi lei ha fatto la sua vita per 30 anni e lui ha fatto la sua vita per 29 anni. Lei era un pochino più, giusto appena più vecchia di lui. E si sono quindi, lui ha fatto l'università, ha fatto il viaggio intorno al mondo con il Beagle, iniziava a fare le prime scoperte scientifiche e lei sapeva di queste cose perché le cugine, eccetera, scrivevano di questo cugino Charles, eccetera, si vedevano magari quando capitavano a Londra, eccetera. E lei ha fatto anche lei la sua vita, molto educata, ha fatto il viaggio in Italia, il Grand Tour, parlava l'italiano, studiava pianoforte con grandi maestri, si dice anche con Chopin, quindi grande... Una famiglia illuminata, quella degli Wedgwood, che diede a lei, ragazza che tra l'altro non voleva sposarsi perché è arrivata a 30 anni senza sposarsi, figura, ormai tutti pensavano che non sarebbe mai più sposata, e gli dava l'opportunità di viaggiare, di studiare senza doversi sposare. Per loro, diciamo, erano talmente ricchi, gli Wedgwood sono una famiglia di ceramisti, sì, diciamo. Di ceramisti benestanti, diciamo, molto benestanti. Però appunto alla soglia dei 28 anni, 29 anni, Charles inizia a pensare ma forse è meglio che mi sposo, e fa la famosa lista, cioè lui prende un giorno un pezzo di carta. Cosa che devo fare prima di morire? Prende un pezzo di carta, fa una riga e scrive sposarsi, non sposarsi. This is the question, questo è il problema. Ah, e fa i pro e contro. Quindi okay. I pro del sposarsi, dice, una moglie, figli, compagnia, la moglie è un bell'oggetto da guardare lì sul divano, meglio di un cane comunque, cose così. Mentre dei contro dice sì, ma io non c'ho tempo. Ma non so se è meglio di un gatto. Gatto non lo so, hai ragione. Però lui dice meglio di un cane. Poi dalla parte dei contro dice sì, però figli, moglie, perdo un sacco di soldi, io non c'ho tempo, poi devo andare a trovare i parenti, eccetera. Insomma, fa tutti questi ragionamenti e poi in basso dice decide di sposarsi, però questo ragionamento non dice con chi, semplicemente si è messo nell'idea di sposarsi. E in quel periodo appunto lui viveva a Londra, stava facendo già un sacco di lavori con le società scientifiche e Emma viaggiava un sacco e spesso andava dagli zii o a Parigi o dagli zii in Svizzera. E quando tornava passava da Londra e deve essere scoccato qualcosa a un certo punto. Mi sposo. Hanno iniziato, a un certo punto iniziano a scriversi loro due, che ovviamente noi non sappiamo bene cosa è successo, però ci sono le lettere. E si capisce che stanno flirtando, fino a che un giorno lui va a casa dello zio, dove era stato sempre nella sua gioventù a cacciare, eccetera, e chiede a Emma di sposarlo e si sposano. Le famiglie ovviamente sono felicissime perché lui era il figlio preferito, lei la figlia preferita, è stato perfetto. Il patrimonio è rimasto lì. Peraltro. Però ecco, quindi, il suo ruolo nell'aver supportato o ispirato. Allora, lei era un po' un grillo parlante da questo punto di vista. Allora, per chi non conosce tanto la figura di Emma, ma conosce Charles, se sa qualcosa della moglie, sa che la moglie era religiosa. E spesso viene definita religiosa quasi bigotta, che è una cosa molto lontana da quello che era Emma. Sicuramente era religiosa, però bigotta. No, ma non cattolica. Non era cattolica, non era neanche anglicana, era di una unitariana, quindi una spesso noti come razionalisti, sono razionalisti, diciamo, quindi erano molto, tra l'altro anche suo padre, erano molto comunque scienziati, avevano questa idea del credere nei fatti. Newton era un unitariano, per esempio.
E lei, appunto, un po' da grillo parlante, quando appena si erano fidanzati o appena dopo, il padre di lui dice: per carità, non dirle niente di tutte queste cose che Di c'ha in queste testa, teorie. perché e lui avrebbe dovuto ascoltare il padre, e invece no, gliel'ha raccontato. E lei all'inizio un po'. Quindi ci sono delle lettere fra di loro da fidanzati in cui lei dice: ho un po' paura che non, quando moriremo non saremo in paradiso insieme, perché tu hai queste idee un po'. Bevo un po' d'acqua. Infatti lui sarà andato all'inferno sicuramente. No, immagino, dopo quello che ha scritto. Chi può dirlo? Però insomma ci sono questi interessanti ragionamenti. Tra l'altro, quando lui scrive le prime bozze Ma quindi se dell'origine lei della ha fatto un po' specie, da contraltare, nel sì, senso l'avrà punzecchiato per dire, insomma, sei sicuro? E infatti, dimostrami davvero quello che dici. la solidità di Ma lei queste tue credeva, teorie. sì, lei credeva che lui fosse in buona fede, che se scriveva quelle cose c'era un motivo, una base scientifica. Le prime bozze dell'origine delle specie, che sono in realtà poche pagine, no, poche pagine, tante pagine, ma non tante come il Mallozzo. Scusa, c'è un po' di Ma tranquillo. tosse. Hanno le note a margine di lei. Quindi lei gli ha, come dire, fatto da correttrice di bozze, Sì. che poi va più che di bozze, di commentatrice, di revisione del primo lavoro, della Sì, prima stesura. Intanto, scusa, chiedo che chi volesse, non ho detto sta cosa, chi volesse fare delle domande lo può fare scrivendo nei commenti. Vedo che ci sono un po' di persone connesse. Rinnovo l'invito a fare condividi per quelli che sono arrivati dopo questa diretta. Non durerà ancora tanto, questione di qualche minuto, però ecco, se volete fare condividere così poi il video rimane visibile e potete ancora vederlo anche se siete arrivati tardi, però se mi date una mano a condividerlo è molto d'aiuto e se volete fare domande alla nostra ospite che adesso ha preso Una una caramella, scusate. cosetta mentina per sistemare la La tosse. voce. No, dicevo delle note a margine, scusate per questo Prego, momento. prego. Prende in queste note, lei mette delle domande, tipo: ma sei sicuro? Quando lui parla, non è stata una buona idea quella della caramella. Lui dice, parla dell'evoluzione dell'occhio, quindi parla da forma imperfetta a forma più perfetta, e lei gli scrive: ragionamento azzardato, me lo spieghi? Cioè, sono tutte note, un po' punzecchiamenti, non Quindi, sono ma sei correzioni sicuro di bozzo, che ma se si. l'occhio non l'ha creato Dio Sono, così? no, so, e sono più domande più fattuali, no? Proprio un salto di ragionamento, va proprio a dire: qui non l'hai spiegata bene. E nel tempo, poi lui ovviamente ci lavora per veramente altri 20 anni a quest'opera. Quando poi esce, eccetera, lei, la figlia e poi ovviamente altre persone, ma lei e la figlia un po' lo aiutano a rivedere le traduzioni, perché dicevo, lei sapeva Sapeva lì le lingue, l'italiano, il certo. francese, quindi un po' lo aiutava. Poi il vero contributo è stato il supporto morale nella quotidianità, perché lui, quando si sono poi trasferiti a Downhouse, loro hanno avuto 10 figli insieme, di cui 7 sono cresciuti fino all'età Scienziati, no. adulta. No, alcuni sono diventati Alcuni scienziati, addirittura. no, diciamo che 3 sono morti purtroppo in età giovane, una a 10 anni, e gli altri due, uno appena nata e Beh, l'altro c'è anche poco. l'albero genealogico nel libro, giusto per farvi Per capire, orientarsi, per perché poi orientarsi avete presente nel Beautiful? gossip. Questo è Nel molto gossip della vero. famiglia Darwin. E di tutti quelli Vabbè, associati. però adesso non togliamo troppo il gusto della lettura, della scoperta. Ecco, questo è l'ultimo. Ecco, questo, Questo è, diciamo, la terza, la l'ultimo. seconda, terza e ultimo figlio non I sopravvivono. figli della coppia Darwin. E Però. dicevo che quindi loro avevano una casa, insomma, da mandare avanti, tra cui con gli anni, quando lui diventò famoso, arrivava gente a visitarli, amici in visita, amici scienziati. Lui era sempre preso, cioè aveva un po' ipocondriaco lui, quindi aveva altre cose per la testa. E chi mandava avanti la casa? Chi creava quell'ambiente sereno dove lui poteva lavorare? Era Emma. Ovviamente loro benestanti avevano un sacco di gente che li aiutava. Tra l'altro, lei a volte veniva coinvolta in alcuni esperimenti. Per esempio, più tardi, insomma, verso la fine dei suoi studi, Darwin stava studiando i lombrichi e voleva sapere se i lombrichi fossero sordi. E allora ha detto: gli devo suonare della musica. È Quindi lei, che era pianista stata bravissima, è usata stata come usata, mettiti certo. lì a suonare la musica. Quindi metteva un vaso. Se lo metteva lontano dal pianoforte, i lombrichi niente, perché non sentivano. Mentre se lo metteva sul pianoforte, ovviamente sentivano le vibrazioni, quindi si
non erano più sopra la terra, ma si andavano a intanare. Quindi tutti questi, diciamo, poi lei ha sopportato, forse è la parola giusta, lo stile di vita, perché immaginate quest'uomo che magari a un certo punto stava studiando, comparava gli scheletri dei piccioni e quindi c'aveva piccioni morti, scheletri in giro, casse di rocce. Ed era una vita, poi loro appunto stavano in campagna con tutti questi figli che erano molto liberi, non era una famiglia dove appunto i figli L'educazione era rigida. no, erano molto russoniani in questo modo. Era appunto, i figli erano anche coinvolti in alcuni esperimenti, quindi sicuramente è quel supporto quotidiano. Poi ovviamente lei non era una scienziata, però aveva Lei che quell'acume. formazione aveva? Beh, aveva studiato un po', diciamo, era andata a una scuola a Londra, era più che altro spesso studiava arte e musica, però non aveva, a quell'epoca, sai, le Sì, donne la non era, a meno donna. che non eri appunto una matematica, che in qualche modo, lei però non aveva mai seguito quella strada. Era interessata, sapeva le lingue, conosceva l'arte, appunto, quando veniva in Italia avevano visto un sacco di musei, però per il resto non aveva una formazione, però aveva la forma mentis giusta, secondo me, un Ok, po' anche quel mi piace. razionalismo che girava nella sua famiglia. Poi aveva aiutato il padre quando il padre era stato poi eletto in Parlamento. Quindi era una donna anche impegnata socialmente, diciamo, non solo come moglie, ecco, o madre. Molto bene. Guarda, sono quasi 40 minuti che stiamo parlando, sai? Avrei Ma detto mi metti qui a parlare al di massimo Darwin? 20 minuti. Guarda come, vedi come passa il tempo. Anche perché se devi mettere sul risotto, L'avrà il iniziato mio marito a risotto cucinare. ci vuole un po' di tempo, cara la mia Chiara Ceci. No, vediamo se ci sono domande. Qua tra i commenti, no, non le vedo comparire. Ultima call per le domande, se no vi dobbiamo Tanto se salutare. rimangono possiamo Sì, sempre. assolutamente. Poi nei commenti potete andare avanti a fare domande e noi tutti e due continuiamo a monitorare la pagina. Vi ricordo comunque i libri, quello su Emma Wedgwood, Darwin, in due edizioni, dipende dal vostro libraio di Sì, fiducia, quale potete o ottenere, ma l'ebook sarà dentro è lo stesso uguale. identico libro, ritratto Emma Darwin, ritratto di una vita, evoluzione di un'epoca, e poi quello invece, il classicone. L'origine delle specie di Charles Darwin in una, diciamo, versione anastatica originale risalente alla prima traduzione italiana che è stata ritrovata, quella del 64, 1864 o 65, a dipende, ecco. seconda dei punti di vista. Va bene, allora io intanto vi ringrazio per nonostante sia appunto fine agosto e per gli italiani sia ancora un momento di relax e di spensieratezza in spiaggia di aver seguito questa diretta un po' atipica, fatta per chi non avesse capito, da terra inglese, siamo a Cambridge in questo momento, e prometto che la prossima settimana avrò un'altra ospite femminile. Ok. Non anticipo molto, parleremo in quel caso più di tecnologia, quindi più i miei temi forse più classici. Ah, ecco, brava, brava Ceci, dice Guia. Ok, Ciao Guia. vedi che qualche commento arriva. Altri saluti, ultimi 30 secondi per fare saluti alla Ceci, se no dopo glieli dovete fare su WhatsApp. E mi raccomando, condividete questo video. Adesso, appena io schiaccerò il tastino termina, il video verrà caricato sulla pagina Facebook e rimarrà lì come testimonianza. Lo potete comunque rivedere e condividere. Vi do appuntamento quindi alla prossima. Faccio, come vedete, degli aggiornamenti. Ogni tanto metto delle foto, dei brevi video qua da Londra o da Cambridge, a seconda dei casi. Grazie a tutti, Chiara Ceci è qua. Tu sei, diciamo, disponibile sui social, nel senso che ci si trova Sì, facilmente, su Facebook. tranne che quella pagina Facebook che in realtà non No, esiste, c'è però Facebook, c'è Facebook, Twitter, Twitter, Instagram, Instagram, LinkedIn. c'è anche il profilo del gatto, C'è anche il profilo del gatto, che la gatta. dovete scoprire qual è il nome. Va bene, dai, battute a parte, vi salutiamo da Anche Cambridge, andiamo a Charles. preparare il risotto e anche Charles Darwin in versione barbuta e vecchiona. Ciao a tutti, grazie, grazie Chiara.